Ciao a tutte e benvenuti a un nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di guardaroba capsula per l'autunno-inverno, un tema che so che è sempre interessante per molti di noi, e in particolare vorrei presentarvi alcuni nuovi ordini e acquisti che ho fatto proprio negli ultimi tempi e che mi stanno dando grandi soddisfazioni perché sono abbinabili in molti modi e quindi riesco davvero a fare tantissimi nuovi outfit con pochi acquisti. E il primo acquisto che ho fatto è proprio questa maglia grigia che è realizzata al 70% in lana merino e 30% in cashmere e che mi sta piacendo moltissimo anche perché il grigio, ormai lo sapete, è uno dei colori di tendenza di stagione, ma è anche un grandissimo classico e uno dei miei neutri preferiti. Ho ordinato questa bellissima maglia sul sito LilySilk con cui ho scelto anche di collaborare per questo video ed è sempre un grande onore e piacere collaborare con un marchio che punta davvero su un'altissima qualità e che è un vero specialista sia per quanto riguarda la seta di altissima qualità sia per quanto riguarda il cashmere e anche altri filati. Ho scoperto LilySilk diversi anni fa ormai come cliente, ben prima di avere questo canale, perché mi piacevano molto le loro creazioni e fin dai primi ordini mi sono resa conto dell'altissima qualità che questo marchio aveva da offrire, soprattutto inizialmente per la seta. Alla seta poi si sono affiancati anche capi in maglia che già da qualche anno io utilizzo non stop nel mio guardaroba, per esempio tutti i maglioncini Dolce Vita, da quelli leggerissimi, impalpabili in seta, quelli più pesanti, io li ordino solo ancora di questo brand. E questo maglioncino in particolare, morbidissimo e caldissimo, mi piace anche perché è un pochino di ispirazione preppy con queste trecce. Il filato è assolutamente morbidissimo e caldo, questo mix di lana merino che non lo rende troppo peloso né soggetto a pallini e la componente di cashmere che lo rende ancora più morbido e caldo, veramente mi sta piacendo tantissimo, per cui è diventato subito già adesso un grande caposaldo del mio guardaroba. In più mi piace molto la punta particolare di grigio, ma esiste anche in altri colori e di tutto trovate i link qua sotto e anche il mio particolare codice sconto che potete utilizzare un po' su tutto. In ogni caso, un maglioncino grigio mi mancava proprio e lo sto abbinando tantissimo, dai classici jeans al panna, che è un altro dei miei colori preferiti per l'autunno-inverno, al nero, insomma, si presta veramente a tanti abbinamenti, anche spezzato magari con capi più delicati, magari pantaloni classici, ma anche in chiave assolutamente sportiva. L'altro ordine di maglieria che ho fatto, sempre su LilySilk, che tra l'altro guardate che belle le confezioni, sono fantastiche, soprattutto adesso che inizia un po' la stagione dei regali. Per cui se volete farvi o fare un bellissimo regalo, LilySilk vi offre anche queste fantastiche confezioni che poi vi rimangono, potete anche riciclarle per tanto altro, sono veramente stupende, così bianco e nero, molto minimaliste, mi piacciono davvero molto. E l'altro acquisto di maglieria che ho fatto è stato un maglione a Dolce Vita con il collo alto, lavorato così a costine che sono riprese poi sui polsi e poi dietro ha un motivo verticale a treccia che trovo che abbia anche un bel effetto elegante e slanciante. In ogni caso questo maglione a Dolce Vita blu navy mi piace moltissimo per la stagione perché tutti i look di ispirazione un pochino marinara trovo che siano adattissimi alla stagione e poi anche per la prossima primavera. Quindi io penso sempre un pochino a lungo termine quando faccio nuovi acquisti e quindi punto anche sull'alta qualità. Anche questo è di un filato morbidissimo, è realizzato al 70% in lana e al 30% in cashmere, quindi veramente sofficissimo, caldissimo, morbidissimo. La vestibilità direi che è regolare come anche per questo grigio. Io ho preso la S di entrambi e ha quella bella vestibilità che è giusta, regolare di spalle, ma anche un pochino morbida. Io di solito vesto una 40 italiana o una 36 internazionale. In ogni caso, un maglioncino blu navy così mi mancava anche questo assolutamente. Avevo proprio delle lacune a livello di maglieria e le abbino con un semplice jeans, ma anche in abbinamento con capi anche qui più classici, più eleganti. Ed è quel giusto livello tra calore e morbidezza, ma non troppo voluminoso, non sono quelle linee mega oversized, quindi ci sta tranquillamente sotto un cappottino e mi sta piacendo tantissimo. Ancora non l'ho messo tanto perché è veramente caldo, ma da
novembre, dicembre via, sono sicura che lo sfrutterò tantissimo. Passando invece ai capi più eleganti, ma assolutamente sdrammatizzabili, ho ordinato sempre su Lily Silk questa bellissima gonna midi in pura seta. Questa è realizzata in seta charmeuse, quindi ha questo effetto luminoso, satinato, ma non troppo lucido, che mi piace tantissimo e che trovo che la renda anche molto versatile. Questa è una gonna che posso abbinare in modo un pochino più sportivo, magari proprio con un maglioncino di giorno, e poi la sera si trasforma in un capo da sera o anche per le prossime feste, che posso abbinare in vario modo in chiave più elegante. Guardate che bella la lucentezza di questa seta, anche i giochi di luce che fa quando poi vi muovete, veramente trovo stupenda. Anche qui la qualità si nota tutta, e oltretutto la vestibilità è molto molto confortevole, regolare, questa gonna non stringe da nessuna parte. Anche qui ho ordinato la taglia S, che devo dire mi va giusta bene, senza stringere nei punti critici, e quindi sono veramente molto soddisfatta. Questa veramente mi ispira tantissimi abbinamenti, da quelli più sportivi, magari con uno stivale a tacco basso per il giorno, a cose più serali, e anche il colore mi piace. Questa esiste anche in colore panna, esiste in nero, date un'occhiata sul sito anche di questa, vi lascio il link qua sotto, e potete davvero abbinarla in tanti modi. È realizzata un pochino a sbieco, il che trovo che regali slancio e eleganza a tutta la figura, e poi anche uno spacco laterale che la rende anche più femminile anche per la sera. Parlando sempre di capi in seta, un altro must have, questo ce l'ho già da un mesetto e l'ho già anche utilizzata, è una bella camicetta bianco seta da avere nell'armadio. Tra l'altro questo bianco io lo trovo particolarmente adatto adesso alla stagione, non è quel bianco sparato che magari sta meglio in estate e si presta anche ad abbinarsi a tantissimi incarnati diversi, per cui io personalmente punto su queste tonalità di bianco panna che trovo più adatte all'autunno inverno, e una così non può mancare nell'armadio. Anche qui ho scelto Lily Silk per l'altissima qualità della sua seta. È seta di gelso di qualità momme, questo significa che anche proprio la densità del materiale del tessuto è altissima, e trovo che soprattutto quando poi indossate questi capi a occhio nudo la qualità diversa si noti tutta. Sempre a proposito di bianco, un altro acquisto che ho fatto, questo invece è sul sito Zara, è questa camicetta così operata con questi motivi, che secondo me è carina proprio per la sua tridimensionalità, senza naturalmente essere elegante come quella in seta, però mi piaceva avere qualcosa di un pochino particolare da abbinare magari con il nero, oppure anche in total white con un bel cappottino bianco panna sopra. Un'altra new entry del mio guardaroba è stato un paio di pantaloni dalla linea classica e un pochino lunghi. Io finora preferivo i modelli o i jeans, che mettevo tantissimo nel quotidiano, oppure i modelli comunque dal taglio un pochino più slim fit e sportivo, però mi sono detta che se doveva entrare qualcosa di nuovo nel mio guardaroba doveva essere qualcosa di un pochino più di tendenza e più particolare, perché altrimenti a livello di pantaloni sono già abbastanza a posto. E così sempre sul sito Lily Silk ho ordinato questi pantaloni in lana e flanella, molto carini, dall'aria un pochino rustica, sul grigio, in questo tessuto effetto tweed, secondo me anche molto adatto alla stagione, che può essere abbinato sia sempre in chiave rustica e sportiva, magari con un bel maglioncino di cashmere, oppure al contrario resi più eleganti magari per l'ufficio, per situazioni lavorative, con una bella camicetta di seta. In questo caso a me piace molto l'abbinamento con il nero, e poi magari con un cappottino che riprende il colore della camicetta, oppure anche a stacco magari con un cappottino cammello. In ogni caso sono su un grigio un pochino più caldo, un grigio marrone, che trovo che si abbini veramente a tantissimi colori diversi. Tra l'altro a livello di scarpe sono super versatili, perché avendo questa bella linea ampia sotto ci mettete letteralmente qualsiasi cosa, dalla sneakers allo stivaletto, allo stivale vero e proprio, perché ci sta tutto. Un capo un po' particolare che ho acquistato così al volo in un outlet perché me ne sono innamorata è stato un cappottino colorato. Io in particolare ho scelto un verde smeraldo molto molto forte, forse un po' particolare per me che di solito amo le tinte neutre, ma che mi sta piacendo moltissimo, è questo verdone con questo collo di eco pelliccia, e l'ho preso in un outlet del marchio Fracomina, un marchio che finora non conoscevo. Non so quanto lo metterò, ma per ora veramente mi sta piacendo moltissimo
bellissimo il colore per illuminare anche magari le grigie giornate autunnali, invernali. E un altro capo che ho ordinato per il mio guardaroba capsula è stato un paio di jeans, stavolta dalla gamba lunga e non accorciata alla caviglia. Di solito a me piacciono un pochino corti i jeans, ma questi li posso volendo anche risvoltare, e ho voluto puntare sul denim blu scuro perché ultimamente, non so voi, ma io lo sto vedendo tantissimo e mi sta piacendo anche tantissimo. È tornato un pochino questo denim scuro, lavaggio scuro senza effetti della V, che trovo personalmente molto elegante e anche molto facile da abbinare, per esempio col maglioncino a collo alto blu di Lily Silk che vi ho appena fatto vedere, ma anche staccato con bluse, camicie, con un bel cappottino sempre blu, oppure anche in abbinamento forse un pochino più azzardato con il nero. Trovo che questo tipo di denim blu sia un pochino un neutro che si presta davvero a tantissimi abbinamenti, e siccome lo sto vedendo tanto mi sono venute anche tante idee per abbinarlo con quello che già possiedo nel mio guardaroba capsula. Questi jeans sono di un marchio newyorkese che gentilmente mi ha inviato in PR una campionatura dei loro migliori prodotti, e che fa soprattutto basic ultra minimalisti di altissima qualità. Le loro t-shirt sono qualcosa di meraviglioso, ma costano anche $40-50. Invece trovo che i jeans abbiano un rapporto qualità-prezzo assolutamente eccezionale. Io dei jeans così non li vedo da anni e anni e anni. Il marchio è Mott & Bow, sto cercando di farvelo vedere. Ed è un marchio ultra specializzato proprio sul denim. Tra l'altro sono veramente eleganti, in perfetto stile quiet luxury, non hanno nemmeno l'etichetta dietro, e a me questi dettagli così lussuosi piacciono davvero tantissimo. Comunque hanno una vestibilità eccezionale, la pesantezza del tessuto direi che è media, quindi anche questa è una cosa che mi piace veramente moltissimo, perché non sono né quelli rigidi, che magari fanno anche una bella gamba, ma sono spessi così e molto rigidi, quindi scomodi da indossare tutto il giorno, né quelli ultra sottili che adesso vanno molto nelle grandi catene e che secondo me si rovinano anche proprio a vestibilità molto in fretta. Sono anche qualcosa di un pochino diverso, perché trovo che quando andiamo a fare shopping per arricchire il nostro guardaroba capsula convenga prima magari fare un bel decluttering, rendersi conto di quello che già abbiamo e poi puntare su capi che pur abbinandosi bene con tutto il resto che già abbiamo nel nostro guardaroba permettano anche un pochino di differenziare il tutto, di creare nuovi outfit magari un pochino più aggiornati. Ecco, queste sono tutte le mie new entry, o quasi. C'è ancora qualcosina per la sera che non vi ho mostrato perché io stessa non sono ancora riuscita a provarli, e ve li farò vedere magari in un altro video se vi interessa. In ogni caso, se questi temi vi interessano, iscrivetevi al canale e accendete anche la campanella per non perdervi i video futuri, e ci vediamo prestissimo per un altro video. Ciao!